Analisi così a caldo su questo 0-0 qui a Potenza. Un primo tempo buono, secondo tempo tolto i primi 15 minuti dove abbiamo anche rischiato di, col palo che loro hanno preso, abbiamo rischiato di subire gol, poi dopo abbiamo ripreso di nuovo le redini del gioco, però purtroppo non siamo riusciti a mettere la palla dentro, insomma, questo in questo momento è il vero problema. Ma oggi ho notato anche che sono venute meno anche le palle gol, perché alla fine il Taranto ha tirato una sola volta nello specchio con Ferraro alla mezz'ora del secondo tempo. No, questo è un dato di fatto. Nel primo tempo abbiamo avuto, appena iniziata la partita, con Crovetto che ha messo la palla in mezzo quando avrebbe, in un certo senso, poteva anche benissimo calciare in porta, però voglio dire abbiamo esercitato una pressione che comunque alla fine è risultata un pochettino sterile. Senti, come giudichi questa novità tattica 4-1-4-1 che nel passato, l'anno passato, aveva dato i suoi frutti, soprattutto in trasferta, però stavolta insomma non si è vista. Il discorso è questo, che quando si gioca con questo modulo di gioco devi ribaltare subito l'azione, cioè devi fare molto contropiede, un contropiede comunque che debba essere corto, non molto lungo. E questo forse l'abbiamo fatto con meno intensità rispetto a quello che prevedevo. In buona sostanza il discorso è che dovevamo un po' chiudere gli spazi al Potenza e poi ripartire con più frequenza. Ecco, siamo ripartiti poche volte, quindi c'è stata meno possibilità di fare gol, però voglio dire questo, anche le altre volte quando abbiamo giocato addirittura con le quattro punte il risultato è stato lo stesso. Sì, forse abbiamo creato qualche cosina in più, però poi alla fine dei conti il risultato è stato sempre lo stesso. La settima gara consecutiva senza subire reti, anche per dare un po' di giusta gloria a quello che è il vostro lavoro lì dietro. Sì, fa piacere, però ripeto, i record alla fine del campionato non sono importanti se raggiunge un obiettivo. Noi fa piacere, lo ripeto, però comunque noi contano i tre punti. Eppure oggi, anche giocando bene nella gestione della palla, non siamo riusciti a vincere, perché poi alla fine, come occasione del gol, abbiamo pareggiato col Potenza. Ma sotto il profilo del gioco siamo stati veramente bravi come qualità, abbiamo peccato forse nell'ultimo passaggio. Ripeto, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e andare avanti e proseguire come stiamo facendo. Bisogna ringraziare anche i pali pure questa domenica in trasferta, no? Anche, bisogna dirla tutta. Uno, un palo, però anche noi dobbiamo reclamare per tre occasioni incredibili, perché ripeto, tirare tre volte, colpire il difensore e fare una grossa parata del portiere, io credo che è uguale a palo, anzi forse di più, perché comunque loro hanno avuto una vera occasione, quella là del palo, che poi alla fine è stato un errore dell'avversario. Perché noi abbiamo fatto forse l'unico errore tattico lì in quell'occasione, mentre in quella parata di Bremer, che sono stati loro bravi, mentre lì su Paolo forse abbiamo fatto un errore non tattico. Non ho visto bene la classifica, però mi pare che comunque sia rimasto ancora tutto immutato. Questo campionato vi aspetta, però domenica c'è questo scontro diretto, questo spareggio col Pescara. Sì, quello è rammarico, perché comunque non riesci mai a fare quel passettino in più che ti butta in classifica, la classifica che conta, dai, perché comunque noi siamo un gruppo che non deve avere questa classifica, sappiamo che abbiamo un ritardo, la speranza è quella di preparare una settimana bene. Lele Catania, che è stato uno dei protagonisti, oggi incontrato da Ex, un'analisi da parte tua a questo 0-0. Ma una partita combattuta fino alla fine, secondo me, forse i punti avremmo meritato qualcosina in più noi, perché comunque abbiamo preso due pali e altre occasioni, però il Taranto comunque è una squadra viva, ci ha messo in difficoltà e quindi è venuto fuori sto 0-0. Ti aspettavi un Taranto così? Ma noi abbiamo visto alcune partite fuori casa e abbiamo visto che il Taranto aveva qualche problemino, quindi abbiamo fatto la nostra partita cercando di andare proprio su quegli errori che avevamo visto in quelle partite, ci siamo riusciti anche bene, però siamo stati anche sfortunati. Bremer che ti ha negato il gol all'inizio della ripresa e poi il palo di Murati, anche se non vado errato su un calcio d'angolo è scheggiato il palo. Sì, dispiace soprattutto per i tre punti, perché per noi erano importanti, perché siamo in una posizione di classifica difficile, quindi però ci dobbiamo rimboccare le maniche, domenica prossima abbiamo un'altra partita difficile e dobbiamo andare avanti, no? Giovanni Langello, analizziamolo questo 0-0. Sì, no, io suscito appena dopo la grande occasione di Murati, che ha preso il palo clamoroso, poi dopo
Mi hanno raccontato di alcune azioni ancora importanti da parte nostra, però poi alla fine abbiamo raggiunto comunque un risultato positivo che nelle ultime domeniche era difficile tenere sempre una certa continuità. Sicuramente è un punticino che ci rammarica un po', però ci dà anche la consapevolezza che stiamo crescendo.